di tromba, cavalli, sbandieratori e falconieri. È un vero e proprio tuffo nel Rinascimento per il comune di Laterza, protagonista della terza edizione della caccia al cinghiale con falconiere. Rievocazione storica a cura dell'Associazione Studio e Ricerca Storica sulle Maioliche in Terra d'Otranto, che con passione e competenza ha ricostruito le gesta del marchese di Laterza, Don Giovanni Battista D'Azia I, appassionato di caccia al cinghiale. La passione dedicata per questo corteo è stata tanta. Però grazie a una collaborazione, una sinergia di un gruppo di 30 persone. Devo ringraziare mia moglie che mi ha supportato e sopportato. Questa terza edizione della caccia al cinghiale ci ha fatto riscoprire un antico piatto della metà del Cinquecento che è appartenuto al secondo marchese di Laterza. Quindi da questo piatto è ripartito l'entusiasmo per questa caccia al cinghiale. Speriamo negli anni futuri di poter fare di meglio e quindi di andare avanti così. L'intero corteo nasce da una scena raffigurata su di un piatto in maiolica istoriato della prima metà del Cinquecento, al centro dello studio dell'associazione. Ci siamo riproposti di far nascere, oltre a altre botteghe che stanno sorgendo, dei bravi decoratori, dei bravi ceramisti, una riproduzione fedelmente riproponendo i vecchi colori, smalti, per quanto riguarda anche l'istoriato, per quanto riguarda le immagini, e naturalmente questo ci ha indotti a creare questa associazione. Gli imponenti cavalli, le esibizioni dei falconieri e la maestria degli sbandieratori hanno incantato il numeroso pubblico assiepato lungo via Roma e piazza Vittorio Emanuele. In una manifestazione che ha portato in scena la storia di Laterza, sapientemente ricostruita dall'associazione insieme alle sarte che hanno curato la realizzazione degli abiti. Molto tempo, un 2 mesi di lavorativi, notte e giorno, faticati, ma anche dobbiamo ringraziare Angela Tucci come antiquaria che ha studiato insieme a me a cucirli, a capire la storia. Devo ringraziare l'organizzazione perché grazie a loro ci hanno dato l'opportunità di conoscerci e anche di far conoscerci come paese. È un evento importante per riscoprire e far conoscere anche ai turisti la storia di Laterza. Sì, ormai è diventata una costante all'interno del cartellone della Terza Estate la rievocazione storica della caccia al cinghiale con tutte queste comparse che stiamo vedendo in questo corteo così importante. Dobbiamo ringraziare ancora una volta l'Associazione delle Ceramiche che non solo sta collaborando per la nascita del futuro Museo delle Ceramiche ma ci delizia ormai da anni con questa rievocazione storica. Per cui ancora grazie a loro, ancora grazie a tutte le associazioni che anche nei prossimi giorni continueranno con le rievocazioni storiche per un'estate davvero fantastica e con un cartellone molto importante. Il corteo si è concluso con uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato Palazzo Marchesale.